Ed eccoci tornati prontissimi qua. Abbiamo prima ovviamente parlato di varie tematiche che affrontano sempre come focus di questa puntata del mercoledì la bellezza. Nelle sue varie sfaccettature abbiamo detto anche la collaborazione tra più esperti. Ecco, ripartiamo proprio dal nostro professore Stefano Grifoni. C'è indubbiamente la riflessione che oggi c'è la possibilità di gestire la propria immagine. Questa possibilità però deve essere resa possibile seguendo, come diceva il dottore, con delle regole. Certo. Ovviamente poi uno si può vedere bello in un modo, bello in un altro, però ci sono delle regole e la bellezza è anche espressione del viso. A volte può accadere che facendo un rimaneggiamento del viso la propria espressione si perda. Lo sguardo è una parte importante della bellezza. Con lo sguardo si dicono tante cose, anche con gli occhi si dicono tante cose. E quindi quello perde un po' di sostanza. Cioè, dicevo, io non credo che le signore abbiano tutte l'intenzione di farsi questi lavori pesanti, perché sennò tutte le donne diventerebbero delle statuette di Capodimonte, bellissime, però poi perderebbero quella che è l'animo del sorriso. Ieri parlavamo tra l'altro di biodiversità. Semi, ecco, del fatto di cercare sempre di mantenere ognuno la propria identità. Quindi ecco, magari la chirurgia sì, però con consapevolezza. Delle la consapevolezza regole, ovviamente l'abbiamo anche nelle cliniche l'unica, specializzate. L'unica condizione che esce da questo sono proprio il sorriso. È inutile, chi ha un bel sorriso è sempre, dice non sorriso, non si regala un sorriso, perché è bene sempre regalarlo, si inizia la giornata con un sorriso, quindi i denti hanno una loro... Ma a proposito di canoni della bellezza che sono cambiati, io lancerei la nostra pillolina. Voi ancora non sapete l'altra grande novità di questa stagione. Abbiamo creato con noi redazioni di Rete TV38 una pillola che ogni giorno parla e approfondisce di argomenti ovviamente inerenti al nostro fil rouge, direi. Quindi lancerei la rubrica Toscana Tu Mi Garbi. Bella da togliere il fiato. Fu soprannominata la Sans Par, donna senza pari. Lei era Simonetta Vespucci, considerata la donna più bella del Rinascimento e resa immortale da Sandro Botticelli nel capolavoro della Primavera e della Nascita di Venere. Genovese di nascita, a 16 anni sposò Marco Vespucci e si trasferì a Firenze, in cui fu subito accolta alla corte medicea. Ben presto suscitò i desideri di molti uomini e divenne la musa ispiratrice del pittore Botticelli. Viene raffigurata con lunghi capelli biondi, boccolosi, acconciati da trecce e fili di perle, naso sottile, bocca piccola ma carnosa e sguardo delicato. In seguito alla sua scomparsa, avvenuta a soli 23 anni, Simonetta divenne oggetto di un'autentica venerazione da parte dei poeti della Firenze Medicea, che in lei vedevano una personificazione del concetto di bellezza rinascimentale. Ma se guardiamo la raffigurazione del suo corpo, è molto distante dai canoni fisici attuali. Curve morbide, ventre abbondante, cosce arrotondate, un tempo segni di prosperità e indici di bellezza, oggi sovvertiti da magrezza spesso eccessiva. Ma si sa, ogni epoca ha il proprio gusto. Cari tadaisti, noi ci sentiamo domani con un'altra puntata di Toscana Tu Mi Garbi. E a noi questa Toscana Tu Mi Garbi ci piace assai, come si dice. Dottore, quindi andiamo proprio a commentare anche la Venere del Botticelli, che è proprio un'immagine iconica della nostra Toscana, direi. Non si può commentare una pittura così importante che è nella storia dei tempi, che viene visitata da miliardi di persone per la bellezza che Botticelli ha reso
in omaggio alla donna. Quindi la Venere rappresenta la donna, però una donna un po' diversa che ha... Dal nostro canone estetico di oggi. Non diversa dal nostro canone. In realtà non è... Ci sono altre immagini e altri pittori che hanno fatto la donna un po' più grassottella. Questa donna, questa Venere, è Venere perché ha dei lineamenti da Venere e ovviamente intorno nascono i fiori, c'è la musica, eccetera. Questa bellezza è una bellezza riconosciuta, ma il corpo della donna di per sé, come è fatto e com'è, è bellezza. Se lei mette a confronto il corpo di un uomo rispetto al corpo della donna, almeno per quelli che sono i canoni normali, e l'uomo è proprio affascinato dal corpo della donna. C'è un motivo per cui lo è. Il motivo è che lui vorrebbe anche lui avere quel corpo, avere la possibilità di avere gli organi che gli permetterebbero di riprodursi, ma non ce l'ha. Quindi il fascino della donna è nel fatto che la donna può procreare. Le donne, queste immagini così anche bellissime di questo periodo, certo, del Botticelli, sono donne bellissime, affascinano. Iconiche. Però ha detto il collega prima, se io utilizzo questi canoni estetici non lavoro più. Sono fuori tempo. No. Sono fuori tempo. Certo. Sono fuori tempo. Moda. Certo, anche se ovviamente certo, nell'ambito artistico non un'opera è assolutamente unica, fuori moda. Certo, un'opera unica, certo, però la Venere disegnata dal Botticelli non è fuori moda. Non rappresenta più i nostri, sì, non rappresenta il nostro canone estetico. È fuori moda, però se incontrassi io personalmente una Venere con quei Botticelli non okay, sarebbe per me fuori moda, perché i canoni, è vero, non ne sono convinto, però no, proprio se sono convinto, ma i canoni non sono diversi, ma insomma le donne belle piacciono a tutti. Certo, però se mi mette anche la donna di Botero potrebbe essere una problematica. Quello a cui mi riferivo, non volevo fare eleganza della descrizione. No, però qual è il Botero, discorso, ecco, un pochino. No, ma nessuno vuole fare body shaming, però qual è il discorso? Nel Medioevo, al contrario, la donna molto formosa veniva apprezzata perché era sintomo di fertilità, anche di ricchezza, certo, perché la donna formosa è quella che può mangiare perché ha una disponibilità economica importante. Ma si sta parlando di bellezza, perché poi la ma bellezza è soggettiva, proprio. Sì, la bellezza è anche salute, non è detto, però la bellezza è anche salute. È anche salute. Ora si sta parlando di una bellezza che è pittorica, perché comunque quella donna lì esiste, come altre donne che sono state pitturate da Botticelli, come da altri. Va bene, però ecco, quelle sono immagini che fanno pensare a danno un pensiero di grande passione, certo, per la donna, come ovviamente stimola il quadro. Però quindi vorrei avere anche un parere un pochino più tecnico, che te, insomma, di donne e di uomini ne vedi ogni giorno, le curi ogni donne, giorno dal nostro Jacopo donne. Dei. Prego. Ricordiamo appunto in relazione della clinica One. È come è variata la... Certo, ma appunto è come dicevo prima, no? Cioè nel senso l'aspetto della Venere di Botticelli, che se noi guardiamo il quadro è l'esplosione della bellezza, di tutto, eccetera. Però se vai a prendere dei particolari sulla Venere in questo caso, è fuori dai canoni di oggi, e magari... ha una pancettina, ha le labbra piccole, e magari sono proprio gli interventi, gli occhi chiusi, non sono aperti, sono magari dei gli canoni interventi completamente diversi, certo, da quelli che di oggi. Quindi gli interventi ma che più richiedono anche, sono anche gli interventi che gli più interventi le donne che richiedono, ma che è normale che ci sia stata un'evoluzione anche nei canoni della bellezza. Per questo me, senza ombra di dubbio, bella, però è bella, bella, è bella, nessuno lo mette in dubbio, è un'opera iconica e nessuno lo mette in dubbio. No, ma io sto parlando però, però i canoni sono completamente modificati, sono completamente cambiati. Ma i canoni per le donne oggi? I canoni di oggi, certo. Che vogliono avere... Certo. Sono visi più sensuali. Magari l'addome scolpito, il seno più grande, sì, questi certo, sono appunto alcuni degli interventi maggiormente presenti. Che maggiormente quindi vengono richiesti. Parlerei di questi intanto. Certo. Ma dopo facciamo parlare anche
ma della se camera una che è lì, dottore, che... se una donna va dal dottore e gli dice guardi, voglio fare, voglio diventare come la Venere del Botticelli. Lui dice, guardi, lei vada da psichiatra, vada a casa, eccetera. Capisci? Anche perché non sono Botticelli. Perché, no, anche perché non sono Botticelli. Ora, vedi, i chirurghi plastici assumono poi delle dimensioni quasi... No. Sono un po' degli scultori, i chirurghi plastici. Ecco, però parlerei, prima di insomma rifare altri collegamenti, proprio degli interventi più richiesti ad oggi, ma nel mondo dell'uomo e della donna. Gli interventi più richiesti a oggi, secondo me, sono indubbiamente seno, addome, liposuzioni, interventi sul volto, mastoplastiche, questo per quanto riguarda la parte chirurgica. Parliamo della parte di medicina estetica, appunto, che possono essere filler, che possono essere il Botox. Si può parlare dell'uso di macchinari anche che integrano l'aspetto chirurgico, o perlomeno persone che non vogliono arrivare alla chirurgia, ma vogliono ottenere un risultato meno invasivo della chirurgia. Ecco, da qui c'è un macchinario all'interno della nostra struttura che si chiama Morpheus, che è un macchinario che permette di ringiovanire, che permette di ritirare fuori le file e elasticità cutanea senza bisogno di correre a un lifting, senza bisogno di correre a un bisturi. Insomma, le tecniche e le novità ad oggi sono molte. Ci sono moltissime le tecniche a cui puoi avere a disposizione. Ci sono delle slide lì che forse... Certo. Ne avete visto un intervento di mastoplastica additiva, un intervento di addominoplastica, intervento per esempio di rimodellamento del corpo dopo grossi dimagrimenti. A me capitano molti questi pazienti qua, persone che hanno subito interventi bariatrici, per cui hanno problematiche di un eccesso cutaneo, ecco che poi vanno dal chirurgo plastico per rimodellare la figura corporea. Questo sì, è un altro tipo di intervento. Per quanto riguarda magari l'aumento del seno, comunque, che è uno degli interventi maggiormente richiesti dalle donne, ecco, in questo caso come si va a preparare la paziente? Come si va a preparare? Come un intervento, la cosa fondamentale di tutte e tre le nostre branche è che i nostri sono atti chirurgici. Stiamo attenti, noi parliamo di bellezza, di estetica, di roba, se vuoi anche frivola, certo, ok? Certo. Ma è roba esterna, è un atto chirurgico, è un atto assolutamente non privo di complicazioni. Ecco. Per cui non va assolutamente preso sotto gamba. Quindi ecco la prima... Assolutamente. La prima cosa la preparazione da fare, quindi... è naturalmente la visita chirurgica, gli esami preoperatori, il colloquio con l'anestesista, la struttura dove vai ad appoggiarti, la sterilità della struttura, al di là della bravura chirurgica. Questo è fondamentale, fondamentale. Ultimamente non so se avete visto queste trasmissioni dove ci sono stati situazioni anche gravi di morte del paziente. Purtroppo sono atti chirurgici, per cui se te non le prendi con la dovuta serietà, veramente rischi. Non è un dobbiamo giochino. Quindi ecco avere una maggior consapevolezza e affidarci ovviamente a professionisti. Certamente che sì, deve affidarti a dei professionisti, con delle cliniche, ma soprattutto con delle strutture dietro, con uno staff dietro in grado di supportare anche la fase critica, perché nel 90%, 95% delle volte va tutto bene, sei bello, sei felice e via di seguito. Ma c'è anche la fase critica dove te devi intervenire, dove devi avere pronto tutta un'equipe che interviene nella criticità, altrimenti vai a finire al pronto soccorso. Cioè, dal nostro Stefano Grigoni che... Però devo dire la è vero verità, però, se si rapporta il numero di persone che si sottopongono alla chirurgia estetica rispetto a quelle che hanno questi problemi, devo dire che sono proprio zero. Sono minimi, minimi. Però non va sottovalutato. Io mi ricordo un paio di casi, sai, che con una liposuzione avevano. Con le liposuzioni fanno delle a volte, ora diverso perché lì c'è la sterilità degli strumenti, quindi. Cioè, nel senso, il concetto è che ho capito che dice, beh, insomma, se si devono fare delle cose
importante, ricordatevi che è un atto chirurgico e rivolgetevi a chi sa fare queste cose, certo, e che ha uno strumenti che sono quelli strumenti, struttura, utili. Insomma, certo, in lo stesso estrema filler, sicurezza. La stessa punturetta è un atto chirurgico. Non è che la puoi prendere sotto gamba, ci sono situazioni infiammatorie importanti che possono insorgere. Prima l'ho detto, l'ho commentato nello stacco pubblicitario, perché si parlava anche insieme al collega infermiere del contenzioso e delle problematiche che si hanno. Alle volte il cortocircuito psicologico che avviene nei pazienti è proprio questo, cioè che noi riusciamo, come ha detto lei, prof. Grifoni, o come ha detto anche tu, diamo il 95% di risultati positivi. Quindi le persone sono convinte. Anche più del 95%. Ma sono, sì, anche più, vabbè, per dare dei numeri così a spanne. Quindi le persone sono convinte di avere la certezza del risultato. E quando poi questo risultato purtroppo non c'è, ma perché? Non per colpa del chirurgo, non per colpa, ma anche perché noi lavoriamo tutti quanti noi con il corpo umano, e il corpo umano è una macchina che non è precisa e non dà sempre le stesse risposte. E si modifica. Beh, si modifica. Alle volte lì nasce il contenzioso, perché dice: ma com'è possibile? Voi mi avete dato la sicurezza, la certezza che questa procedura andava a buon fine, in realtà non le è andato. Quindi quello che stai facendo tu è di fondamentale importanza. Posso dire? Sì. C'è un piccolo particolare che non riguarda ovviamente i presenti, eccetera. Ci sono a volte i medici che non parlano chiaro. Cioè, il dottore ha parlato chiaro. Cioè, quando uno affronta il discorso, dice: guardi, è un atto chirurgico. È normale. Però c'è invece a volte dei dottori che parlano in maniera diversa e che le persone non capiscono. Quindi bisogna che i medici comincino a parlare un linguaggio comprensibile per i pazienti. Un linguaggio univoco, direi, nei vari ambiti. Ecco, però andiamo anche a parlare dell'aspetto chirurgico proprio nell'ambito urologico. Urologico. Allora, prima si parlava appunto, no, della Venere del Botticelli. Beh, io ancora una volta nello stacco pubblicitario parlavo con i colleghi anche delle statue. Cioè, se noi vediamo delle statue dell'antica Grecia, anche dell'antica Roma, ecco, tutte queste statue avevano, fateci caso, dei peni di piccole dimensioni. Questo perché? Perché all'epoca il pene di piccole dimensioni era qualcosa che veniva considerato come elegante, come bello, come armonico nella figura, diciamo, maschile. Mentre invece oggi, e qui ripercorro un po' la stessa domanda, cara Lucrezia, che hai fatto al collega, l'intervento che più frequentemente ci chiedono in ambulatorio è l'intervento di allungamento penieno. Perché? Perché molte persone vogliono avere un pene di più grosse dimensioni, alle volte non sono neanche interessate ad avere un pene grosso durante l'atto chirurgico, e mi ricollego a quello che ha detto prima il prof. Grifoni, ma addirittura per la paura dello spogliatoio. Perché? Perché queste persone, ecco, quando casomai, sai, la classica partita a calcio del mercoledì sera con gli amici, ecco, vogliono avere questi pene di più grosse dimensioni. Noi possiamo, ovviamente, nei limiti, e qui mi ricollego a quello che ha detto il chirurgo plastico prima, di quello che la natura ci può permettere di fare, possiamo aumentare queste dimensioni. Ed esistono sia degli artifici estetici che noi utilizziamo, quale ad esempio la liposuzione pubica. La liposuzione pubica, qualche collega si fa aiutare dal chirurgo plastico. Io ad esempio la faccio stesso io, perché poi insomma ormai ho acquisito una certa dimestichezza nel farlo. Ecco, in questo modo come avviene? Che interessa questa liposuzione, che cosa consiste? In che cosa consiste? Io sono ignorante in questo ambito, quindi sono anche curiosa di scoprirlo. La liposuzione, lei levi anche la pancia. No, attenzione, quella è l'addominoplastica. La liposuzione si va ad aspirare il grasso a livello pubico. E qui poi, casomai me lo dirà anche il collega, io alle volte le utilizzo con risultati modesti. Si possono utilizzare anche dei farmaci iniettivi a livello locale, quindi roba molto meno invasiva. E questo viene applicato proprio in ambito urologico? In ambito urologico. È una parte di frontiera tra l'urologia e la chirurgia plastica, quindi è una parte che fanno sia i chirurghi plastici, sia gli urologi, sia, spesso e volentieri, lavoriamo in equip, cioè noi lavoriamo con il chirurgo plastico. Quindi o l'aspirazione del grasso a livello pubblico, oppure delle soluzioni, dei farmaci che vengono iniettati localmente a livello pubblico, sciolgono il grasso pubblico e quindi danno l'idea di un pene più grande. Ma poi ci sono anche dei veri e propri interventi chirurgici, come ad esempio la
famosa sezione del legamento sospensore. Che cos'è? Il pene è, diciamo, attaccato al nostro corpo grazie ad un legamento che lo va ad unire all'osso pubico, l'osso che noi sentiamo subito dietro, diciamo, i genitali. Ecco, l'incisione di quel legamento e, ecco, vedete dalla foto, ecco, l'incisione qua di quel legamento e la trazione del pene praticamente anteriormente permette di guadagnare in alcuni casi anche 3-4 centimetri. In realtà io spesso l'associo anche alla liposuzione pubblica e riesco a guadagnare in alcuni casi anche quasi 5 centimetri. Questi sono gli interventi che più frequentemente ci vengono richiesti. Altri tipi di interventi di allungamento penieno sono un po' sconsigliati perché sono pericolosi. Prima si è visto invece un altro intervento, che è un artificio che noi utilizziamo per rendere il pene più lungo. Quale? Spesso avviene il cosiddetto pene palmato, che alle volte in questa trasmissione l'ho commentato anche con il prof Grifoni. Cioè, esistono delle persone che hanno l'attaccatura dello scroto che avviene quasi centralmente al pene. Noi che cosa facciamo? Andiamo ad incidere la parte in cui lo scroto, i testicoli si uniscono praticamente al pene e la portiamo più posteriormente. Okay. Quindi in questo modo noi diamo l'idea, ancora una volta, di un pene più grosso. Quindi l'unico intervento, lungo. Ecco, vedete, questo è un esempio di un pene palmato. Noi, vedete, quella parte in cui il testicolo si unisce al pene la andiamo a tagliare e la portiamo più posteriormente. Quindi il vero intervento di allungamento penieno è soltanto, se così si può dire, l'incisione del legamento sospensore. Prof, che stava dicendo? Volevo aggiungere qualcosa. Se tu mi hai portato l'immagine, ha portato l'immagine, non mi sembra che uno abbia avuto un miracolo su questo. Bravo. Allora, prof, chiariamo questa cosa che ha detto anche il chirurgo plastico prima. Miracoli ancora non ci siamo attrezzati a farli, ma come è una famosa frase che, diciamo, circola. Cioè, nel senso, noi possiamo fare, ovviamente, modificare l'aspetto, diciamo, dei genitali nei limiti di quanto la natura ci dà la possibilità di poter intervenire. Altre volte cosa possiamo fare? Un altro artificio. Esistono delle persone che hanno il prepuzio, cioè la pelle, non lo dico a lei prof, lo dico ai nostri telespettatori, la pelle che avvolge il glande, che è esuberante, cioè ce n'è troppa. Alle volte anche una semplice circoncisione dà l'aspetto, dà un'impressione di un pene di più grosse dimensioni. E quindi, insomma, l'uomo a quel punto è anche più sicuro. Quindi queste, diciamo, piccole accortezze che ovviamente un urologo sa per rendere più sicuro anche l'uomo. Prima parlavamo di liposuzione. Brevemente spieghiamo, quindi facciamo chiarezza su cosa è. La liposuzione è un altro intervento chirurgico dove, attraverso l'uso di cannule e un sistema di aspirazione, viene aspirato il grasso dal sottocute. Ecco. Si collega abbastanza anche con il lavoro dell'urologo. Ora, io naturalmente non faccio questo, certo, vabbè, in un altro ambito, però per esempio il grasso che viene tolto, perché buttarlo via? Certo. Usiamolo, quindi viene centrifugato, viene tolta la parte grassa dalla parte ematica, e praticamente la parte grassa viene riniettata in determinate zone, nel mio caso nel gluteo, nel suo caso nel pene, per dare maggiore volume. E un altro intervento è appunto l'ingrossamento del pene, proprio l'ingrossamento, non l'allungamento. Io, nel mio caso, è la definizione dell'ovale del gluteo attraverso il lipofilling, che è un intervento proprio di ingrossamento. Oppure io lo utilizzo, forse utilizzi anche tu. Hai trapianto. Il trapianto del pene ancora. C'è pure il trapianto. Però sì, attenzione prof, però non è un qualcosa. No, ma in che non senso? Dite così perché. No, prof, non è una metodica che si fa giornalmente. Non è un qualcosa, sono degli spurt, cioè delle cose che si fanno gravati da complicanze. Quindi non è una metodica che si fa giornalmente. No, però quello volevo chiedere al collega. Io utilizzo, per esempio, per l'aumento di dimensioni peniene, cioè per il diametro, l'acido ialuronico. Anche, e penso che utilizzerai anche te nella pratica clinica. Certo. È la durata che cambia. Nel senso che l'acido ialuronico, sai benissimo, dura un attimino meno che l'impianto del grasso. Certo. Parte del grasso si riassorbe, però una parte si stabilizza. E poi l'acido ialuronico, almeno nel mio campo, ha la problematica che alle volte non viene riassorbito in maniera omogenea da tutto quanto il pene, e quindi deve essere rifatto. Stesso discorso anche nel gruppo.
stesso discorso anche quindi, quindi preferisco l'ipofilling. Ci sono anche delle immagini, ovviamente sono passate, di ipofilling del gluteo, che permette veramente di modellare la rotondità dell'ovale del gluteo. Ma cambia la consistenza dell'acido ialuronico, o è lo stesso nell'ambito, nei diversi ambiti? È lo stesso identico acido ialuronico. Sì, sì, quello sì, è uguale. Benissimo. A proposito anche di acido ialuronico, abbiamo prima parlato che anche nell'ambito appunto dei dentisti ad oggi è uscita una normativa dove è possibile utilizzarlo, non solo acido ialuronico ma anche poi il Botox, per dare quindi diciamo una completezza dell'intervento, quindi non solo curare ovviamente il dente nell'ambito estetico, nell'ambito proprio anche della cura, ma anche migliorare proprio l'aspetto della bocca. Quindi, dottor Fancelli. Sì, diciamo, va inteso sicuramente come un principio di completamento. Il disposto di legge cambia la legge istitutiva della professione in tutti i sensi, quindi anche un paziente che arriva con la mera richiesta di un intervento del tipo di oggi può essere trattato al di fuori di un trattamento convenzionale, diciamo. Quindi i trattamenti convenzionali, ora oggi siamo andati su temi piuttosto forti, quindi sicuramente più di aspetto chirurgico, anche magari più invasivo, però l'accenno all'acido ialuronico ci consente di fare, come dire, un passaggio più morbido in questa discesa, diciamo, certo, della trasmissione, per cui è chiaro che è un materiale, tutti sappiamo bene, che ha una, come dire, durata e una capacità di rimissione abbastanza, che ti dà abbastanza tranquillità anche nell'utilizzo, perché tutto sommato non determina grosse complicazioni. Ovviamente è un materiale che va poi, come tutte le cose, ben modellato, ben lavorato, ben agito. Non è che si può prendere una siringhina, diciamocelo male, come prima, basta appunto dosare andare, e no? Utilizzare. Quindi, chiaramente c'è, come in tutte le cose, la sua curva d'apprendimento, e come in tutte le cose c'è la manualità dell'operatore. Probabilmente in questi aspetti qui, ancora in maniera più raffinata, la manualità dell'operatore deve essere molto educata, ecco, perché sono aspetti che comunque, anche se temporaneamente, possono permanere, e quindi in generale nel paziente non solo la mancanza del risultato ma anche una forte, diciamo così, arrabbiatura nei confronti del clinico, che non vorremmo mai sfociasse ovviamente negli esiti, certo, che abbiamo visto, ecco, in precedenza. Prima abbiamo parlato di faccette, ma ci sono anche altri metodi per avere quindi un sorriso certamente migliore? Diciamo, oggi come oggi, l'affinarsi delle tecniche consente di avere un ampio ventaglio di possibilità. Ad esempio, dice sì, la faccetta la voglio fare perché non mi piace la forma dei miei denti, ma forse quei denti non sono in una posizione anche corretta, allora potrebbe essere più semplice pensare di riallineare magari la dentatura, per poi eventualmente fare una sorta di make-up estetico che può essere anche non invasivo, semplicemente con delle ricostruzioni in composito, ad esempio. Quindi non abbiamo per forza la necessità di utilizzare solo un'arma nel portafoglio. E sicuramente i trattamenti anche di ortodonzia, oggi come oggi, in particolar modo nell'adulto, passano ormai prevalentemente attraverso l'utilizzo degli allineatori trasparenti, che sono un bel modo di approcciarsi quando sono ovviamente guidati da un operatore, perché purtroppo si sta andando, e stiamo cercando ovviamente anche come componente non solo associativa ma anche ordinistiche, di portare all'attenzione alcuni movimenti che ci sono, come se uno andasse a comprare, perdonatemi, ma una cassetta di pere, le compra come se le comprasse, non voglio dire in una farmacia, ma anche online. Sì, sì, sì. Non si può fare un trattamento terapeutico senza la gestione di un operatore. È vero. Bravo. E quindi bisogna stare anche, lo dico a favore di chi sta a casa, bisogna stare anche un po' svegli su questi tipi di aspetti, perché se si rincorre il prezzo, probabilmente quel prezzo non tiene conto dell'operatore, ma tiene conto, come dire, di un impatto pubblicitario. E poi, e se le cose non vanno a buon fine, e se chi le controlla, chi le gestisce? Un'app sul telefono? E poi magari diventa complicato. Arrivano dal professionista. Con disastri. Ora, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi che sono molto più consueti e che si fanno da tantissimi anni. Penso per esempio alla risoluzione nell'ambito proprio del sorriso, meramente legato all'immagine che al sollevamento delle labbra avviene del cavo orale, il cosiddetto gummy smile, il sorriso gengivale, cioè questo sorriso dove i denti appaiono piccoli di fronte a una enorme vastità di gengiva rosa.
quello si tratta da sempre, cioè da tantissimi anni, con interventi parodontali specifici che tendono a modificare l'assetto dei tessuti circostanti i denti, ovvero sia proprio i tessuti parodontali, osso, gengive, legamenti parodontali. E poi, se necessario, si interviene anche sulla forma dei denti. Però non sono cose che non si fanno, quindi non esiste adesso, oggi, solo o la soluzione delle faccette o la soluzione con gli allineatori. L'ortodonzia è nata, quindi l'apparecchio è nato con le classiche piastrine di metallo incollate sui denti e tutti conosciamo, ma forse qualcuno non sa che, per esempio, prima ancora degli allineatori, le metodiche, diciamo, estetiche sul tema prevedevano dei piastrini non più di metallo ma vetroceramiche, quindi trasparenti. Oppure esiste nell'ortodonzia la tecnica cosiddetta linguale, cioè quella per cui i brackets ortodontici non si applicano all'esterno della superficie del dente ma si applicano all'interno, quindi diventa un'ortodonzia forse più quella davvero invisibile rispetto agli allenatori trasparenti. Quindi, mettendo a pulito anche un po' di terminologia, noi speriamo questa sera di aver fatto soprattutto, come dire, un escursus, un po' di informazione che fa sempre bene. Chiamiamolo un briefing quasi su questo tema. Per cui le metodiche ci sono, l'accuratezza adesso è molto più alta, le aspettative sono alte, però si tratta comunque di intercettare primariamente le necessità dell'ordine, dell'armonia della bocca, non solo dal punto di vista estetico, cioè la funzione deve rimanere al primo posto, sempre, anche perché prima appunto dicevi di questa commercializzazione alla fine anche di mascherine, ma anche nell'ambito per esempio dello sbiancamento dentale, ad oggi vediamo veramente ovunque vendono questi prodotti per sbiancare i denti, ma che prodotti sono? Insomma. Allora, ammettiamo che siano prodotti buoni. Il problema rimane sempre la gestione. Cioè, se io decido di farlo da solo, mi assumo tutti i rischi. Ma questo non va bene per concetto. Non va bene per concetto, perché allora anche le terapie, per esempio, miatologiche o con i bite, esistono i bite, si comprano in farmacia, si mettono nella pentolina dell'acqua calda, si scaldano, diventano termoflessibili, si mettono in bocca, si stampa la forma, fine alla fine ho risolto il problema e ho evitato magari tutta una serie di appuntamenti e anche costi, diciamo, dal dentista, che ovviamente ha una preparazione sul tema e non fa il commerciante di un dispositivo. No. In quel modo non andiamo a risolvere, ma andiamo a complicare. Stefano Grifoni. Allora, no, era ora per cambiare un attimo il discorso, perché dal punto di vista, ora lasciando i denti eccetera, però io volevo capire, perché devo capire perché oggi, dal punto di vista di separazione dei compiti professionali, oggi mancano le persone, gli OS, all'interno del sistema. Non ci sono. Cioè, gli OS sarebbero quelli che hanno, diciamo, la prima linea infermieristica. Certo. Perché? Come mai? Tutti si sono specializzati nella parte, diciamo, più professionale, mancano i concorsi. Da cosa dipende? Perché la parte infermieristica, ovviamente anche negli studi loro, eccetera, è la cosa più importante, perché è quella che dà la possibilità. Perché, secondo lei? In ogni ambito, insomma, ci vorrebbe un infermiere, anzi, queste domande le riproporrò sicuramente. Gli OS sono una domanda che io volevo rivolgere al dottore. Tra pochino ci arriviamo, anche perché dopo parleremo proprio della formazione degli OS, che è un tema molto importante, ma a proposito di formazione adesso abbiamo un servizio sulle nuove tecnologie, quindi le nuove tecnologie che si possono applicare anche proprio nell'ambito della chirurgia e anche della medicina. Quindi vediamoci questo servizio. Il futuro non aspetta, anzi, un visore per la realtà virtuale e il gioco è fatto. Gli studenti entrano in un mondo a loro congeniale e, sperimentando il nuovo che avanza, fanno pratica con il laboratorio e le applicazioni collegate, il tutto con la massima sicurezza. Opportunità messa a disposizione dalla Fondazione TS Vita all'interno del Vitalab, dove l'alta tecnologia è al servizio dell'apprendimento. È un laboratorio virtuale dove i nostri ragazzi, attraverso tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale,
possono esplorare vari laboratori appunto in modo sicuro e immersivo grazie appunto a queste tecnologie 4.0 e ovviamente andare ad imparare tutto quello che poi rifaranno anche all'interno dei laboratori. Esperienza che poi tornerà utile quando si entrerà in connessione con il mondo del lavoro, una garanzia data da questi istituti, in quanto le percentuali occupazionali, una volta terminato il biennio di studi, sono molto elevate. Fino ad oggi quindi abbiamo collezionato 340 ragazzi diplomati, dove le performance sono restate appunto in linea con quelle nazionali, ovvero dall'80-85% degli studenti hanno trovato lavoro a 12 mesi dalla conclusione del percorso. Se il percorso intrapreso è ricco di soddisfazioni, l'attenzione della Fondazione Vita è già rivolta agli studenti di domani. Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi. Stiamo parlando di corsi su Siena, su Firenze, su Pisa e su Grosseto, dove si andranno a incentrare le competenze su quelle che sono le richieste dalle aziende, lavori che le aziende stanno cercando appunto di ottimizzare. I dati forniti dal direttore trovano spiegazione nella risposta delle aziende dopo che hanno ospitato i diplomati provenienti dagli ITS, un rapporto nato dalle peculiarità dei corsi legati alle scienze della vita e alle biotecnologie. Nell'ambito dei corsi ITS ci sono degli approfondimenti legati alla qualità nel farmaceutico che per noi è interessante in quanto struttura e forma gli studenti per entrare nell'ambito di cui ci occupiamo noi direttamente. Un modello di successo, come evidenziato anche dagli studenti, che dà modo a chi frequenta l'istituto di avere tra i docenti rappresentanti delle aziende. Per l'esperienza che ho fatto mi ha dato molto sia dal punto di vista teorico ma tanto dal punto di vista pratico, perché l'ITS non è soltanto un percorso dove te fai delle semplici lezioni ma ti rapporti direttamente col mondo del lavoro fin da subito. E così il futuro prende forma. Ecco, questo fa capire proprio anche la formazione con le nuove tecnologie, anche delle nuove leve e degli studenti. Ma adesso tornerei a parlare insieme a, ovviamente, David Nucci di OPI Infermieri. Ecco, partirei proprio da rispondere alla domanda del dottor Grifoni. La domanda del dottor Grifoni è una domanda interessante perché apre uno scenario importante che noi stiamo attenzionando. Lui ci ha parlato di OSS, che è comunque una figura di supporto all'assistenza, ma devo dire che anche le professioni sanitarie in questo momento sono in profonda crisi. Profonda crisi perché abbiamo visto in questi giorni ci sono stati test d'ammissione e abbiamo visto che le professioni sanitarie hanno risposto con un numero inferiore ai posti disponibili. C'è stato quindi un calo. Quindi questo ci dice quanto è poco appetibile la professione sanitaria in questo momento, qualunque essa sia. Sicuramente quella che rappresento è la più numerosa e quindi è una crisi importante. Legata poi ai pensionamenti, perché la nostra professione è una professione che ha un invecchiamento con una curva prossima alla pensione, stimiamo che circa il 25-30% dei professionisti ci vadano via in 3-5 anni, che vuol dire su un ordine di 9.500 iscritti vuol dire perdere circa 2.000. È un dato anche preoccupante proprio perché non c'è nemmeno un rinnovamento. Non c'è rinnovamento e questo chiaramente comporterà un'importante flessione sull'assistenza nei sistemi pubblici e privati, ma il privato si sta progredendo perché l'appetibilità a un certo punto deve essere incentivata anche con una corretta remunerazione, quindi ecco. il privato lungimirante sta cominciando a investire su queste figure, cosa che il pubblico attualmente quindi non sta facendo. Il grande problema è proprio quello, la remunerazione. È più complesso nel pubblico il fatto di avere queste figure. Cioè devono passare da dei concorsi, ci sono dei concorsi, quindi non è che queste cose siano più semplici nel pubblico rispetto. Il privato fa come crede. Della Camera. Io non me ne voglia, però a mio modestissimo parere c'è una mancanza di interesse da parte dello Stato a valorizzare le figure dei medici, ma ancor di più degli infermieri, perché poi parliamoci un attimo in maniera pragmatica. Perché si arriva lì, quanto guadagna un infermiere al mese? Bravissimo. Perché tutti quanti poi a fine mese facciamo i conti della serva. Certo.
Che cosa devono fare gli infermieri? Devono studiare anni, hanno responsabilità importanti per essere pagati quanto, non lo so, un lavoro che, diciamo, un lavoro con meno responsabilità, con meno ore di lavoro, un lavoro casomai senza fare... usuranti, poi. Bravissimo, senza orari usuranti, e questa è la grave problematica, ma purtroppo non abbiamo risposte da parte dello Stato e per questo molti medici, molti infermieri giustamente scelgono l'ambito privato. Scusami se ti ho interrotto. No, è vero. Scelgono l'ambito privato, ma molto spesso molti infermieri vanno proprio anche fuori dall'Italia. Certamente. Dove ovviamente la figura dell'infermiere è anche valorizzata. Va molto valorizzata. Un esempio classico è la regione Lombardia, che in questo momento, avendoci la Svizzera molto vicina, abbiamo colleghi che vanno a lavorare in Svizzera con tre volte lo stipendio italiano. Quindi chi è frontaliero si vive in Italia, ha un costo della vita per il paese italiano, però lavora in Svizzera. Quindi con una remunerazione di più. Totalmente diversa, è una valorizzazione totalmente diversa, perché guardate, oltre che a livello economico c'è anche lo sviluppo di carriera. La nostra è l'unica professione, per esempio, che quando fa carriera perde stipendio. Il coordinatore infermieristico, che dovrebbe essere il primo step per far carriera, va a finire che è quello che riscuote meno del collega che fa le notte, poi, più responsabilità. Mansioni e responsabilità. Ecco, quindi come possiamo sopperire un po' a questa problematica? Certamente dovremo lavorare su più fronti, e il fronte della formazione è sicuramente uno dei fronti da lavorare, quindi sviluppare la formazione universitaria, svilupparla con, molto probabilmente in collaborazione con la Federazione Nazionale, si sta lavorando alle specializzazioni cliniche, perché sempre di più l'infermiere è una figura di riferimento e in determinati contesti deve avere delle caratteristiche, delle specializzazioni tali che poi di concerto devono essere valorizzate dal punto di vista economico. Penso per esempio all'emergenza urgenza, quindi dal punto di vista sia dell'emergenza territoriale ma anche dell'emergenza dei DEAS, l'infermiere ha delle caratteristiche, delle specificità che sempre di più sono cuore della sua professione. La Regione Toscana con la 1265 ha fatto un investimento nel dire che, per esempio, l'infermierista territoriale è un infermierista, cioè l'emergenza territoriale è basata sulla parte infermieristica, però di fatto non c'è riconoscimento d'altro canto economico e delle responsabilità. Questo dottore lo sa perché? Perché la Regione Toscana si è battuta per avere la possibilità degli infermieri di essere riconosciuti da un punto di vista realmente sanitario, cioè di poter fare delle ricette, eccetera. Ovviamente lì dipende da chi ha detto che non sono medici e per cui devono fare il lavoro infermieristico, eccetera. L'autonomia infermieristica dipenderà da chi comanderà. Io per esempio ai miei infermieri, per quanto riguarda la parte di accoglienza, ho dato un'autonomia, perché credo che sia necessaria in alcuni campi, per esempio il Sientrit dovrebbero avere l'autonomia, certo. Cosa che non hanno, perché c'è questo problema che le dicevo. Noi siamo stati denunciati. Quindi insomma, speriamo di risolvere al più presto questa problematica, altrimenti, ahimè, i danni saranno molti, proprio anche in ambiente ospedaliero e non solo. Allora, io vi ringrazio veramente per averci portato anche questa realtà molto importante. Ma a proposito di realtà ospedaliera, Stefano Griffone, il nostro ovviamente direttore del pronto soccorso di Careggi, ci aggiorni un po' sulla situazione Covid di questi ultimi giorni o settimane. La situazione Covid, vi dico subito, è stata una cosa che ci ha colpito, perché durante l'estate in genere noi ci aspettavamo, col clima che aumentava, una riduzione delle problematiche virali, fra le quali anche ovviamente il Covid. E invece non è andato così. Il Covid, non il Covid aggressivo, non il Covid come lo vedevamo, si è riaffacciato, i casi sono stati numerosissimi, abbiamo avuto molte polmoniti, però piccole polmoniti, in persone Covid positive. Abbiamo anche visto che lo spettro del Covid è cambiato, perché mentre prima arrivavano per il Covid, ora per esempio arrivano gli ictus positivi per il Covid o altri, infarti, quindi una immagine diversa. E c'è un'immagine diversa dal punto di vista virale,
perché quest'estate la chikungunya, cioè quella portata dalla zanzara tigre, la dengue, che sono tutte di importazione, le altre problematiche, particolarmente la dengue, sono venute alla ribalta. La dengue è una dengue abbastanza tranquilla, però ecco, devo dire, faccio un appello, che chi ha per caso avuto riconosciuta una dengue, si ricordi che ci sono dei vaccini, perché il nuovo incontro con la dengue potrebbe essere, se uno ce l'ha avuta, molto più grave rispetto a quello precedente. Quindi ci sono dei vaccini che rendono anche vestita come un sacerdote, mi dà la benedizione, vuol dire che devo chiudere. Quindi vaccinatevi per la dengue se andate nei paesi endemici. E adesso anticipazioni del TG 38 con la nostra Deborah Canocchi. Eccoci tra poco al TG 38, siamo in diretta alle 19.27, ripartiremo dalla cronaca, tornando sul caso di un 47enne algerino che è stato investito e ucciso a Viareggio. Questa mattina c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto per la 65enne accusata di omicidio volontario, un fermo che non è stato convalidato e quindi la donna va agli arresti domiciliari. E sempre per la cronaca giudiziaria, a Firenze è slittato il processo di appello per il caso della morte di Emanuele Sceri, il parà della Folgore che è stato trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa nel 1999. E ancora per la cronaca torneremo sul caso della morte di un 74enne che ha perso la vita durante un incendio che è scoppiato nella sua abitazione a Montignoso in provincia di Massa Carrara. Le fiamme sarebbero partite da una candela che era rimasta accesa anche perché era l'unico modo per l'anziano di avere luce nella sua abitazione, visto che gli era stata staccata la corrente. E infine uno sguardo anche al meteo, perché torna la pioggia sulla nostra regione. La sala operativa della Protezione Civile regionale per questo giovedì ha emesso un'allerta gialla per diverse zone della Toscana per rischio idrogeologico, forti temporali, mareggiate e forte vento, e soprattutto ci sarà anche in arrivo una bolla artica, per cui ci sarà un sostanzioso calo delle temperature anche fino a 10 gradi. Tutto questo tra poco al TG 38. E io vi ringrazio veramente tutti, ringrazio anche Stefano Grifoni per questi approfondimenti anche sul Covid. Non mi ringrazio. Il tema della bellezza stasera le appartiene. Era un connubio perfetto, abbiamo creato quindi un fil rouge molto interessante, abbiamo scoperto i vari canoni della bellezza nei vari ambiti, quindi un ringraziamento a tutti voi. Grazie per voi. Averci reso questa puntata unica, ma adesso Tada non finisce qua, ma va in cucina con tantissime novità, tantissime ricettine, quindi lo scopriremo. E appuntamento con Tada è a domani, la puntata del giovedì dalle 17.15. Ovviamente qua. Buon proseguimento di serata, un bacio e noi ci vediamo all'interno della cucina di Tada.